I racconti di Masha. Mi dispiace. No, piccolini miei, non posso giocare in questo momento. Devo proteggere il mio giardino da migliaia di parassiti. D'accordo, non preoccupatevi. Ora vi racconterò una bella fiaba, così sono sicura che non vi annoierete. Jack e il fagiolo magico. C'era una povera vedova che viveva in un villaggio e aveva un figlio di nome Jack. La vedova e il figlio trascorrevano tutta la giornata a zappare il loro orto e mangiavano qualunque cosa crescesse nel loro piccolo pezzo di terra. Un giorno Jack decise di sposarsi. C'erano molte fanciulle in paese, tante quante le carote in un orto, ma nessuna di loro voleva sposare Jack. E non c'era di che meravigliarsi. Chi avrebbe voluto uno sposo del genere? Aveva i pantaloni rattoppati e macchiati, le scarpe tutte rotte e il suo cappello era piatto come una frittella. Nessuno l'avrebbe sposato e nessuno avrebbe voluto nemmeno uscire con lui. La madre voleva comprargli un vestito, però non aveva denaro e fu così che, dopo averci pensato e ripensato più e più volte, disse: «Mio caro ragazzo, se vuoi sposarti è importante che tu ti renda presentabile. Quindi l'unica cosa da fare, figliolo, è vendere la nostra vecchia mucca pezzata al mercato. Non c'è altra soluzione, purtroppo. E con i soldi guadagnati potrai comprarti un vestito nuovo». Così Jack prese la mucca per portarla al mercato. Ma la strada era lunga e faticosa. Dopo poche ore era già così stanco che si fermò sotto un albero a riposare un po'. Si era appena appisolato quando sentì qualcosa che lo punzecchiava sul fianco. Aprì gli occhi e vide un anziano signore. Jack era sorpreso e il vecchio gli disse: «Ascolta ragazzo, sono disposto a comprare questa tua vecchia mucca pezzata. In cambio ti darò questo bel fagiolo». Jack ci pensò un po', ma dato che non aveva nessuna voglia di percorrere tutti quei chilometri che mancavano per arrivare al mercato per vendere la mucca, accettò. I due si strinsero la mano e il vecchio comprò la mucca pezzata. Jack ottenne in cambio il fagiolo e, soddisfatto, si diresse verso casa. Quando la vedova vide suo figlio senza mucca e senza vestito nuovo, si preoccupò moltissimo. Pensava che fosse stato rapinato per strada dai banditi, ma Jack le disse: «Sta tranquilla, non preoccuparti, mamma. Guarda piuttosto quello che ho ottenuto in cambio della nostra vecchia e stanca mucca pezzata. Questo bellissimo fagiolo verde. Guarda, io non ho mai visto una tonalità di verde più bella di questa». La vedova alzò le braccia al cielo e, sconsolata, gli disse: «Sei davvero un sempliciotto di campagna, figliolo mio». Poi prese il fagiolo e lo buttò fuori dalla finestra. Jack, sorpreso, disse tra sé: «Non capisco perché era così sconvolta». Poi sbadigliò e si addormentò. Quando la mattina Jack si svegliò e guardò fuori dalla finestra, non riusciva a credere ai suoi occhi. Durante la notte il fagiolo era cresciuto fino a diventare un albero spaventosamente alto. L'albero di fagioli era così grande e grosso che la cima della pianta raggiungeva incredibilmente le nuvole lassù in cielo. Jack all'improvviso sentì una musica riecheggiare dalle nuvole. Era curioso di sapere chi suonava lassù, così iniziò a scalare pian piano la pianta di fagioli. Cadde una prima volta, poi cadde una seconda volta. Era indeciso se continuare o no, ma perché cadeva? «Ehi tu, lassù! Riesci a sentirmi?» gridò Jack. «Come devo fare per arrampicarmi su questa pianta di fagioli? Piegami almeno per quale ragione continuo a cadere!» Ma nessuno rispose. Dopo un po', una strana corda venne fatta calare dall'alto. Jack la guardò attentamente e vide che questa corda sembrava la treccia di una ragazza. Tutto contento, diede uno strattone alla treccia e una bella principessa gli cadde letteralmente sulla testa. La treccia apparteneva proprio a lei. La principessa si sistemò la corona, fece un inchino e disse: «Povera me, ho lividi su tutto il corpo. Ho dormito sempre su questi fagioli. Grazie, mio buon amico, per avermi tirato giù dalla pianta. Ti sono molto grata e se vuoi potrò essere tua sposa». E fu così che Jack si sposò, divenne re e guadagnò anche un regno. La morale della fiaba è
che forse anch'io ce la farò a far crescere qualcosa di molto interessante nel mio giardino, sempre che riesca a tenere alla larga dal terreno questi odiosi parassiti. Quindi adesso vi saluto. Ho da fare, devo stare di guardia. I bambini buoni dividono sempre tutto con gli altri e lo fanno nel modo giusto. Anche a me, amici, piace tanto condividere, sapete? Significa avere a cuore qualcuno. Ma basta adesso parlare di me. È meglio invece che vi racconti una bella favola. C'era una volta... Cime e radici. Un contadino che viveva in un villaggio. Vicino al villaggio c'era un bosco popolato da tante creature, tra cui un orso. Un giorno l'orso vide il contadino arrivare al suo campo, prendere la pala e scavare. L'animale incuriosito si avvicinò e gli chiese: «Di un po', contadino, che cosa stai facendo?» «Beh, devo arare il campo per poter piantare semi, così poi raccoglierò le colture e le potrò mangiare!» L'orso era felicissimo all'idea che ci sarebbe stato qualcosa da mangiare e così pensò di chiedergli un favore. «Ti prego, sii gentile, dà anche a me qualcosa da mangiare quando la raccoglierai!» Il contadino si grattò la testa, pensò e disse: «Quando arriverà il tempo del raccolto, te ne darò un po'. E sentiamo, orso, che cosa preferisci che ti dia, le cime o le radici?» «Scusa, contadino, perché dovrei mangiare le radici?» «Bleh, non vedi come sono sporche?» rispose l'orso. «Ho deciso, prenderò le cime.» «Va bene, ho capito. Siamo d'accordo. A una condizione, però. Dovrai guadagnarti il tuo cibo, perciò adesso prendi l'aratro e vieni a lavorare con me al campo!» Era l'ultima cosa che l'orso si sarebbe aspettato, quella di arare il campo come un cavallo. Ma non aveva altra scelta, purtroppo. Lavorò, sbuffò e sudò, tirando faticosamente l'aratro del contadino. «Coraggio, mio piccolo pony! Corri più veloce!» E così ararono il campo, piantarono i semi e poi boom! Spuntarono un sacco di rape. L'orso le raccolse tutte, le portò a casa del contadino e le scaricò dal carro. Il poveretto era così stanco che riusciva a malapena a stare in piedi. Il contadino intanto cominciò a dividere il raccolto. Dopo aver separato le cime dalle radici, disse: «Queste sono le mie radici!» E poi diede all'orso tutte le cime come d'accordo, dicendo: «Ecco le tue cime. Secondo me non sono gustose, ma buon appetito!» L'orso le assaggiò subito. «Bleh! Hanno un sapore orribile! Queste cime non sono affatto commestibili! Perché le hai date a me?» Il contadino guardò l'orso fingendo di essere sorpreso. «Sei tu che mi hai chiesto le cime, giusto?» L'orso fissò allibito il contadino, se ne stava lì con la bocca aperta e si poteva sentire il suo stomaco brontolare dalla fame. Il poveretto era davvero affamato, così chiese al contadino: «Potresti darmi qualche rapa, per favore?» «E va bene», rispose sorridendo il contadino. «Ma prima devi piantare 10 cespugli di rose nel mio giardino, sgranare 3 sacchi di fagioli, lavare tutti i piatti sporchi, pulire bene tutta la casa, fare anche il bucato e... aspetta, cos'altro? Oh sì, mentre io mi riposo, tu dovrai cacciare tutte le mosche. Ma sta attento però, perché se le mosche mi sveglieranno, ti butterò fuori e non avrai nemmeno una rapa!» Il povero orso sospirò, ma si mise al lavoro e iniziò a pulire tutta la casa sbuffando. Ma il contadino di tanto in tanto lo rimproverava. «Fa piano, orso! Non riesco a dormire! Fai troppo fracasso correndo! Non fare rumore!» Finalmente il contadino si addormentò e probabilmente sognò di mangiare le sue belle rape. L'orso intanto, accanto al letto, cercava di cacciare tutte le mosche. Ma una mosca molto grossa e verde si posò sul naso del contadino e cominciò ad andare su e giù. Il contadino arricciava il naso come se stesse per starnutire e l'orso disse disperato: «Oh no, va via, altrimenti si sveglierà, vattene!» E chiuse gli occhi per cercare di colpire la mosca con tutte le sue forze. Ma in questo goffo tentativo finì per colpire il contadino sul suo grosso naso. Il contadino si svegliò di soprassalto e urlò: «Il mio naso!»
A questo punto l'orso perse la testa. Iniziò a correre su e giù per la casa. Inciampò sui sacchi pieni di rape, poi li afferrò e scappò via nel bosco. Il contadino perse tutti i sacchi e restò con un palmo di naso. Morale della favola: tutti quelli che sono egoisti e avidi non riescono mai a vedere al di là del proprio naso. Dividete le cose con gli altri! Dunque, dunque, non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!